a Hochfilzen dopo la sprint maschile con un Lucas Hofer che ringrazia Destin per essere arrivato davanti, se no era quasi un podio mancato per 20 centesimi. Beh, non ringrazio neanche, perché anche comunque se arrivavo quarto ero più che contento, però come detto nelle interviste precedenti, sono stato contento come mi trovo in questo momento, perché dopo 2 mesi che ho passato più dal dottore e dal fisioterapista, trovarmi in questa situazione ben venga. Oggi peccato quello in piedi che mi è scappato un po' presto, e se lo prendevo oggi si poteva anche giocarsi la vittoria. Beh, un grandissimo comunque inizio di stagione con le due staffette, il podio anche nella gara con la staffetta maschile, quindi come squadra siete andati molto forte, e quindi domani c'è un'altra staffetta e magari puoi scaricare un po' di rabbia anche lì. Beh, domani a noi tocca l'inseguimento, domani sì. Sono solo le femmine, secondo me gran bella gara domani, perché siamo veramente stretti e secondo me ci divertiamo di sicuro, perché qua a Hochfilzen sì, è sempre bello tornare da 2 settimane di Svezia quando non vedi neanche un po' di sole. No, ma soprattutto comunque sei andato molto forte anche sugli sci, con una condizione veramente incredibile, invidiabile, quindi... Cioè, come ti ho detto prima, mi sono sorpreso me stesso, perché neanche né l'allenatore né io mi aspettavo una condizione del genere. Sapevo di essermi allenato tantissimo quest'anno, sono quasi a 70-80 ore in più dell'anno scorso, anche visto perché volevo aumentare di nuovo il mio livello. Poi quell'infortunio lì a ottobre non ci voleva, diciamo mentalmente, però come si vede non ha magari neanche fatto male, perché mi sono riposo un po'. Quindi domani chissà cosa potrebbe venire fuori, non diciamolo. Teniamo come segreto e poi ci divertiamo domani, dai. Bocca al lupo. Crepi lupo.